Il suo nome è stato Bond, James Bond. È stato un gladiatore per Russell Crowe, un ragazzo per Hugh Grant, Neo in Matrix, Antonio Banderas, Kevin Costner, Dennis Quaid, Brandon Lee, Kevin Bacon, Samuel L. Jackson e tanti altri. La passione per il mare e i viaggi gli ha fatto toccare Capri, Rivombrosa, l'Honduras, Torino, fino a 7 chilometri da Gerusalemme, con un pizzico di incantesimo. Signore e signori, la parola e la voce a Luca Ward. Io vedo. Ya molla. No, è bravissima sta ragazza. È fortissima. Sembra che ha sempre fatto. Bene, bene, Luca Ward, attore teatrale, radiofonico, televisivo, cinematografico, doppiatore e direttore del doppiaggio. Prima di parlare di lei e della sua attività, è doveroso un ricordo di suo padre, Aleardo, che l'ha avviata nella carriera di attore. Suo padre era considerato nell'ambiente dello spettacolo un gentiluomo. Quali insegnamenti di Aleardo ritiene siano stati più utili per la sua affermazione di uomo? Ma innanzitutto la lealtà. La lealtà è stato un fondamento della sua vita e della mia. L'educazione, che è una cosa molto importante, e poi certamente l'amore per il mare, che a me mi ha trasmesso e che continuo ancora a mia volta a trasmettere, perché mia figlia è un istruttore subacqueo e spero che i miei figli poi diventeranno domani appassionati di mare anche loro. Lei quindi è figlio d'arte. Anche sua madre, Maria Teresa Di Carlo, in arte Maresa Ward, è un'attrice. La sua decisione di intraprendere la carriera di attore ha trovato i suoi genitori consenzienti e quali consigli le hanno dato? No, assolutamente no, non erano consenzienti, non volevano, anche perché comunque all'epoca era veramente complesso fare l'attore. Solo pochi riuscivano, non c'erano tutte le vie, le autostrade che ci sono oggi. Oggi è molto, forse è molto più semplice, anche perché se vai a vedere alla fine, no? Fra i canali satellitari, i canali Rai, Mediaset, adesso c'è anche premio, insomma, bisogna produrre. All'epoca no. Quindi mio padre non voleva. Io dovevo fare la carriera di pilota di linea, avevo questa grande passione per il volo e lui sperava che io la coltivassi. Poi, come si dice, mi ci sono trovato nel mestiere dell'attore. Lui è scomparso quando io avevo 13 anni, mia madre non lavorava all'epoca, aveva smesso di lavorare, che aveva 3 figli, e mi sono dovuto ingegnare attore. Con quei pochi insegnamenti che avevo avuto, avendo partecipato a qualche sceneggiato televisivo quando ero bambino, vuoi per cortesia, perché magari ci partecipava mio padre, e poi il regista gli chiedeva: ma facciamolo fare a Luchino questo personaggio. E vuoi o non vuoi, mi sono dovuto in qualche modo ingegnare un mestiere per campare. E lei ha due fratelli, Andrea e Monica, anch'essi attori importanti del doppiaggio italiano. I suoi genitori, con un atteggiamento encomiabile, si sono dedicati molto alla famiglia, lo dicevamo. Lei ritiene che la loro carriera di attori ne abbia risentito? Ma no, io credo che poi ognuno faccia le sue scelte. Se le scelte sono fatte per delle motivazioni importanti, no. Mio fratello Andrea è un attore straordinario, un attore teatrale straordinario. Io l'ho spinto tanto, per cercare di non fossilizzarlo solo nel doppiaggio, però lui tutto sommato preferiva la sala, che era un ambiente sicuro, tranquillo, non lo portava all'estero. Lui ha 4 figli. Monica uguale, Monica pure ha 2 figli, il doppiaggio era una nave sicura, un approdo sicuro, diciamo. Hanno fatto questa scelta, che è una scelta completamente diversa, però nella carriera di un artista le porte sono sempre aperte. Lei è padre di Gwendalina, Lupo e Luna. Quali insegnamenti di Aleardo e Maresa ritiene attuali tanto da poterli trasmettere ai suoi figli? Ma è fondamentalmente la lealtà è la grande educazione, la conoscenza del mondo, quella è una cosa molto importante. Certo, oggi certi valori sono sempre più rari. Oggi viviamo in un mondo di lupi dove è difficile poi
comportarsi in maniera retta, in maniera con onore, no? Però credo che poi alla fine paghi per noi stessi, non per gli altri. Paghi per noi quando siamo da soli, quando ripensiamo a certe cose, a certi percorsi fatti, alla nostra vita, e se abbiamo fatto le cose in un certo modo, vuol dire che dovevamo farle così. Entriamo adesso nel vivo della sua carriera. Lei ricorda quando ha esordito e con chi in teatro, in radio e in televisione? Sì, in teatro con Carlo Alighiero, lì facevo un piccolissimo ruolo e nel contempo facevo anche il fonico, cioè mandavo in scena la musica, perché avevo una tale passione per il teatro che mi andava bene tutto, pure fare appunto, pure fare il tecnico, il macchinista, io ho fatto il facchino, in teatro ho fatto tutto, direttore di scena. E poi da lì e tanti altri spettacoli, fino all'ultimo che ho fatto, che è stato un musical insieme a Michel Unzi, che è molto bello, che ha portato in scena tutti insieme appassionatamente. Era bello perché poi noi a teatro, quelle sere che si andava in scena, era bello perché si vedevano le famiglie a teatro, quindi è un bel Ed è una risultato, rarità oggi. direi. E lei ha incontrato tanti colleghi di Aleardo. Può darci un ricordo di un attore e di un'attrice del passato che l'hanno colpita maggiormente per modernità di recitazione e spessore umano? Ma senza meno, credo i due più moderni di tutti sono stati, perché Massimo Turci è ancora in vita, grazie a Dio, e Ferruccio Amendola, che avevano un modo proprio veramente moderno all'epoca soprattutto, dove invece i cigoli straordinari, i panicali erano, no? Erano molto, molto teatrali, se vogliamo, efficaci ma teatrali. E poi Giuseppe Rinaldi, forse in assoluto il più grande di tutti, perché era il più camaleontico, quello che si modificava di più, quello meno riconoscibile, ecco perché poi ne doppiava 100 di attori. La sua è la famiglia più antica del doppiaggio. Le chiediamo un ricordo dei suoi nonni, Carlo Romano e Ione Bolghero. Carlo Romano era un personaggio incredibile perché nel lavoro era un caratterista, era un comico, un fantasista, un uomo veramente molto brillante, però poi nella vita era un uomo anche molto severo. E mi ricordo un episodio: mia nonna stava già male, erano insomma gli ultimi tempi che era in vita, e aveva questo giardino molto ben tenuto, molto bello, un parco con tante piante, alberi, c'erano dei fiori, e io strappai un fiore. E mi disse: perché hai strappato questo fiore? È perché lo voglio portare a nonna. Pum! Mi diede un ceffone, dice: i fiori non si strappano. Però per dire, ma comunque è stato comunque per me il nonno che poi alla fine non ho avuto, perché il mio nonno paterno l'ho perso quando io non ero neanche nei pensieri di mio padre, quindi. Lei ha doppiato alcuni ruoli divenuti memorabili nel tempo e ormai veri e propri cult tra gli appassionati. Tralasciando il gladiatore del quale si è detto e scritto ormai molto, vorremmo analizzare con lei alcuni ruoli. In primis, Matrix, che lei aveva già doppiato, il protagonista di Matrix, nell'Avvocato del Diavolo. Ci furono dei provini o la scelta sul suo nome fu opera del direttore del doppiaggio? No, ci furono dei provini, casualmente, perché stranamente, perché poi comunque Keanu Reeves veniva doppiato all'epoca, mi pare, o da Mauro Gravina o da Francesco Brando. Non so perché hanno voluto cambiare la voce dell'attore. Io il provino lo feci per ultimo, fui il tredicesimo guerriero, come si dice, a fare il provino, perché non volevo farlo. Pino Colizzi, che era il direttore, mi pregò di fare quel provino, per la stima e il rispetto che avevo per Pino sono andato a farlo e poi mi hanno scelto nell'Avvocato del Diavolo, ma cioè, pensavo di non doppiarlo più poi alla fine. E invece è instaurato un bel sodalizio. Altro attore al quale lei è legato vocalmente è Pierce Brosnan nella saga di 007, una saga che possiamo definire contraddistinta all'insegna dei due Pino, Locchi, suo predecessore, e Colizzi come direttore del doppiaggio. Sì, pensa che c'è stato un episodio quando io andai a fare il provino, ero particolarmente emozionato perché 20 anni prima Pino Locchi mi disse: te prima o poi un giorno ti troverai di fronte a 007. Oh, figura, ma come fai a fare una previsione così? Perché lo so. Evidentemente qualcosa sentiva e io andai a fare questo provino chiamato dalla Universal,
c'era Paolo Mangiavacchi che era il capo delle edizioni, e mi tremò la voce. Pino Colizzi, che mi conosceva molto bene, con una scusa mi mandò via. Tornai poi il giorno dopo a fare il provino e andò bene, insomma, alla fine. Però furono molto coraggiosi sia Pino Colizzi che Paolo Mangiavacchi, perché noi cominciammo prima della risposta che arrivò dall'Inghilterra, ben 3 giorni dopo l'inizio del doppiaggio. E per fortuna su quel pezzo di carta c'era scritto il mio nome. Quindi una sfida coraggiosa. Kevin Bacon in Alcatraz, l'isola dell'ingiustizia. Come riuscire a trovare quel senso di paranoia e angoscia che contraddistingue l'interpretazione del protagonista? Siamo tutti un po' paranoici, abbiamo tutti un po' di angosce, di ansie. E poi la storia di quell'uomo è pazzesca, se pensiamo che è una storia vera. E proprio dopo quell'episodio quel carcere fu chiuso. Quindi credo che Kevin Bacon in quel film abbia dimostrato veramente di essere uno dei più grandi attori del firmamento mondiale, anche se non ha neanche avuto una nomination all'Oscar, ma poi lo sappiamo, anche l'Oscar è una casta come tante. Ultimo ruolo, Hugh Grant in About a Boy, un ragazzo. Com'è stato passare dal ruolo del bel tenebroso Bond a un ruolo puramente comico e leggero? Lì è la fortuna di avere a che fare con un personaggio incredibile come lui. Hugh Grant credo che sia uno degli attori in assoluto brillanti, più paraventi che ci stanno, perché ha un modo, delle espressioni, una faccia che credo facciano parte di lui. Ho sempre avuto questo sospetto. E ogni volta che mi trovo ad affrontare un film con lui, imparo sempre qualcosa. Superando la retorica degli spazi bui e angusti delle sale di doppiaggio dove necessariamente gli attori sono costretti a operare, cosa può dirci dei rapporti extra professionali che si instaurano tra i doppiatori? Io ho avuto tanti amici all'interno del doppiaggio, del resto se penso alla mia vita, soprattutto ai miei 20, ai miei 30 anni, ai miei 40 anni, io l'ho passato nelle sale, non conoscevo altre persone al di fuori del mondo del doppiaggio, per cui è chiaro che poi alla fine ci si frequentava. Riccardo Rossi è stato un mio compagno di vita per 20 anni, cioè abbiamo passato giorni e giorni e giorni insieme. Viaggiavamo insieme, Emanuela Rossi, Pannofino, sono proprio amici, amici di casa, come dire, oltre che professionalmente, cioè ci siamo incontrati tante volte, ma proprio nella vita. Ovviamente il doppiaggio, se da una parte per chi è attore è una sicurezza, perché nel doppiaggio non ci sono i compromessi, o fai, o funzioni, o ciao, non è che viene l'amico, l'amica, dai, va, te faccio fare doppiaggio, non esiste. E questo ovviamente ha pregiudicato poi tutta una forma di vita che non abbiamo avuto, che non abbiamo vissuto. Noi abbiamo vissuto qui dentro, in questi posti, per 10-12 ore al giorno, e spesso la sera si andava a letto presto e quando ci si vedeva tra di noi, però non si parlava di lavoro, questa è la cosa interessante. Il doppiaggio lo facevamo, non avevamo bisogno di parlarne. Quali sono le qualità che apprezza nei registi quando è diretto come attore? Quindi passiamo un attimo dall'altra parte dello schermo. Il regista è la parte più importante, è il comandante della nave. Il problema è quando non c'è, cioè c'è fisicamente ma è zero, e quindi tu sei solo, e per quanto tu possa avere l'esperienza, c'è sempre bisogno di qualcuno che ti guardi dall'altra parte, come il doppiaggio, ti sente da dietro, dalla regia, e magari ti suggerisca qualche cosa. La regia è importantissima, il problema è che sempre di più la regia ce la stiamo, come si dice, perdendo per strada. Nella sua lunga attività di doppiatore lei ha prestato la voce a tanti attori stranieri. Le è mai capitato di doppiare attori italiani? Sì, mi è capitato in passato, non erano attori, perché sennò si sarebbero doppiati da soli. L'ho fatto in 1-2 occasioni e poi credo mai più, anche perché ho avuto un pessimo rapporto poi con i registi che avevano fatto questi film, che oltretutto ti prendevano anche in giro, dicevano mazza è bella faccia che c'hai, tu potresti fare l'attore. Dico sì, però hai preso sto bamboccio e me lo fai doppiare a me. Ma perché?
E allora no, no, non metterò mai più, non ho mai più messo la mia voce su attori italiani e soprattutto su produzioni italiane. I critici cinematografici non parlano mai del doppiaggio e dei suoi interpreti, oppure quando lo Meglio. fanno ne parlano in maniera negativa. Secondo lei fanno finta di niente, non se ne accorgono, sono indotti a non accorgersene per non inimicarsi gli attori italiani che si fanno doppiare? Ma no, no, sul doppiaggio penso di poter dire che è una storia vecchia. Io non riesco a capire se è un fatto politico, perché è legato al ventennio, se, chi lo sa, negli anni 70 questa sinistra che demonizzava tanto il doppiaggio, tant'è che gli attori poi non lo hanno più fatto, gli attori televisivi, cinematografici, perché chiaramente essendo tutti schierati da una parte, no? Se l'altra, la parte diceva che non bisognava fare il doppiaggio, allora non lo si faceva. Il doppiaggio è stato un mezzo molto utile. Utile perché un tempo non esisteva la presa diretta, quindi tutti doppiavano, se stessi o attori, sordi, mastroianni, erano tutti doppiati quei film, non c'era presa diretta. In pochi casi la presa diretta è arrivata dopo. Credo che se non ne parlano, a noi ci fanno pure un favore, perché forse è meglio. Il doppiaggio più passa silenzioso, in silenzio meglio è, vuol dire che il lavoro è stato ben fatto. Quando ne parlano male, tanto i critici parlano male di tutto, quindi va bene così. Lei che ha alle spalle anni di esperienza recitativa, quando è diretto in sala di doppiaggio, magari da un direttore relativamente giovane con relativa esperienza, come si approccia? Si affida totalmente al volere del direttore? Il direttore, nel momento in cui si accetta di andare a lavorare con un direttore, bisogna accettare tutto, ovviamente. Poi c'è anche da dire che noi ci conosciamo da tanto tempo, quindi quando ti trovi a lavorare con Marco Mete, con Carlo Cosolo, che hanno la mia età, insomma, comunque sono personaggi che hanno la mia età, Sandro Acerbo, Massimo Rossi, è ovvio che intanto c'è una tale stima tra di noi e un tale rispetto che tutto si può mettere in discussione, ovviamente, sia da parte loro che da parte nostra. Lei da diversi anni è impegnato anche come attore, non solo come doppiatore. Come si approccia con i colleghi che sono solamente attori e quindi non hanno magari la voce temprata da anni e anni di sala? Mi è capitato che le hanno chiesto di non alzare troppo i toni, di timbrare poco per evitare di far sfigurare i Sì, colleghi? ti senti, no, ti senti dire delle cose che ti dispiacciono, perché poi ognuno ha la sua voce. Io ho questa voce non perché me l'ha forgiata al doppiaggio, ce l'ho comunque. Quando faccio l'istruttore subacqueo, ho questa voce, ce l'ho sempre avuta, parlo romano, la voce è un dono. A me dispiace quando mi sento dire, ah, perché è troppo doppiaggio. Cos'è troppo doppiaggio? La foa? Allora, sordi, mastroianni, che significa? Che oggi c'è un modo di recitare che non è più recitazione, oggi ci fanno vedere, portano sui set, sui palcoscenici degli attori e vogliono farci credere che siano attori, ma non sono attori, assolutamente. Lei insegna in una scuola di recitazione e di doppiaggio, può parlarci di questa nuova iniziativa? Ma questa è una cosa che abbiamo fatto, è stata una cosa unica, un atto unico. Io e Albertazzi, che abbiamo fatto un incontro fra teatro e doppiaggio. Pensate che poi Albertazzi è sempre stato contro il doppiaggio. Però c'è, è una realtà italiana e quindi nel momento che c'è bisogna accettarlo, bisogna anche, se vuoi, difenderlo. Credo che sia molto utile soprattutto a tutti quegli attori che oggi lavorano nel cinema e che non hanno mai avuto esperienza o poca esperienza di doppiaggio, perché così gli dà la possibilità un domani, quando si devono doppiare perché hanno recitato in inglese o in francese e quindi hanno bisogno di ripercorrere il loro ruolo in maniera diversa al doppiaggio, conoscendolo lo possono fare bene e addirittura ancora. Addirittura andare a migliorare, a cambiare delle cose, ma solo se hanno l'esperienza. Quindi io lo consiglio non tanto a quello che lavora in un negozio di informatica, e siccome gli hanno detto che ha una bella voce, può fare il doppiaggio. Lo consiglio proprio a chi domani vuole fare questo mestiere e a chi lo fa anche oggi. Da diversi anni lei è anche direttore del doppiaggio. Trova più soddisfazione entrare in sala come doppiatore o come direttore? Ma no, come attore, noi siamo uomini da trincea, andiamo in prima linea. Il direttore, sì, è
direttore oggi fa poco, c'è poco da fare purtroppo perché non c'è tempo. Bisogna affidarsi al professionismo di grandi attori che vengono qui al Leggio e poi ti danno il bell'arrosto anche nella velocità. Sì, preferisco stare al Leggio, francamente, molto meglio. Lo dicevamo prima, ma lo riportano anche le cronache della sua grande passione per il mare, trasmessale da suo padre Aleardo. Se non avesse fatto l'attore, quale mestiere le sarebbe piaciuto intraprendere? Beh, io avrei fatto sicuramente il pilota di linea perché proprio mi piaceva moltissimo. E poi non è andata. Se fosse stato per il mare, il comandante di lungo corso, comunque qualcosa legato al viaggio, non stare fermi non mi è mai piaciuto. Luca, noi la ringraziamo per questo importante contributo al nostro ciclo di interviste per la storia del doppiaggio e da ultimo le chiediamo di salutare tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio, reinterpretando per noi uno dei suoi monologhi più famosi e più amati dal pubblico, tratto da Pulp Fiction. Leggi la Bibbia, Brad? Allora ascolta questo passo che conosco a memoria. È perfetto per l'occasione. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre. Perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno, su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te. Peccato, non c'era Pino Colizzi che dirigeva, forse veniva meglio. Ciao.